la eliminò, quindi è un ritorno a una realtà che già prima era stata prevista perché faceva parte di un arrangiamento dei pubblici amministratori che dovevano informare i cittadini della modifica o della situazione patrimoniale e abituale per la quale erano interessati. Al punto primo di soldi pubblici, mi pare che le tariffe dei servizi in questi 5 anni non si siano modificate e per quanto riguarda l'equità e la mancanza di voi dirmi, credo che il sindaco prenderà atto, che non credo si metterà da solo a fare i ruoli, ma sono affidati agli uffici e quindi salvo a voi, a parte chi ha detto, sono esenti da favoritismi e distinzioni. È una cosa che io sottolineo, che mi piace molto, è il recupero delle vecchie strade comunali, ormai per buona parte abbandonate, cancellate e distrutte dalla Stertaglia. Noi in questi 5 anni, il sindaco è riuscito a pattuire con alcuni gruppi di volontariato l'impegno a questa manutenzione, in parte l'abbiamo attuato con opere importanti di ristrutturazione. È bene che oltre a far girare in questi giorni i mezzi della Polizia delle strade, chi amministra conosca le strade extracomunali, prossima decina di chilometri di strade extracomunali, e è bene che anche quelle vengano considerate meritevoli di intervento. Scusa, extracomunale? Extracomunale. Per quanto riguarda lo sport, credo che è giusto dare ai movimenti sportivi che da anni si interessano di questo aspetto, teniamo conto però che ci sono delle realtà con cui il Comune si è convenzionato per questioni di piani sportivi a un superiore, credo ci sia delle richieste però sono superiori, è bene che chi gestisce queste strutture si faccia anche carico della protezione, perché diversamente gli investimenti del sistema. Sull'autoprofessionismo io credo che sarebbe bene che avendo 200 anziani non ce ne fosse anche un terzo di natura privatistica che fa capo a qualcuno che amministra, perché i servizi pubblici sono servizi pubblici, non servizi di qualche piccola compagnia, e quindi devono far capo all'amministrazione comunale. Per quanto riguarda le forme alternative di turismo, va benissimo, noi crediamo, l'abbiamo comunicato più di una volta in questo Consiglio Comunale, che il turismo, se sicuramente in palio, fa bene agli umori delle contrade, sicuramente le attività commerciali che sono state migliorate in questi anni anche grazie all'intervento effettuato dal Comune e imprese commerciali, bisogna pensare che il turismo fruirà sempre di più della gente, quindi il turismo deve essere visto all'interno dell'ambiente come patrimonio del comune. Governo questo comune portato a 100 e mezzo.
55 e mezzo non gli ha conferito questo incarico, sicuramente in base alla legge di via legittimamente ma sarà un po' più complicato cercare di dare continuità alle buone intenzioni e una continuità che verificheremo quando dice che sarà cura di favorire gli interventi, gli investimenti che di più hanno contribuzioni esterne, che mi fa ricordare che noi abbiamo tre progetti sui quali ci sono dei finanziamenti del 90%, del 100% che sono gli interventi sulle banche, le banche di Ossimo sul territorio nostro, Plani, Unione e Oder, la madre che abbiamo in territorio del Comune di Paese Europeo, su Severino, che sono finanziate al 90% con fondi, con risorse al fondo perduto, e la madre del territorio per l'intervento di modifica delle opere di legislazione delle acque dalla strada che va a Ozio fino alla strada che va alle Tererie, che è finanziata al 100%, sono soltanto non previsti finanziamenti per l'IVA, anche se c'è stato un periodo in cui sembrava che la comunità montana è riuscito per la ragione un finanziamento per le opere dei comuni sul territorio italiano. Su questo esiste un problema che riguarda il bilancio del 2011 che richiede alcuni interventi amministrativi per poter finanziare, ovviamente adesso vogliono più di dire per fare il bilancio, per dire gestisce, su quello vedere quanto si è detto, quali sono gli orientamenti e le decisioni che assumerà il sindaco di questa giunta. Detto questo, io credo di poter dichiarare fin da ora che sul programma amministrativo così come steso, che è fatto di parole, non è fatto di intenzioni precise, voteremo a favore, salvo se poi c'era bisogno, non sarà cosa più quanto gli interventi concreti, non si può smettere di cambiare potrebbe essere di introduzione. C'è un'osservazione, volevo solo dire, ovviamente condividiamo il programma, quello, siamo nello stesso gruppo, quindi ci mancherebbe. L'invito che faccio io, che facciamo noi al sindaco, in 5 anni che lo aspettano adesso da affrontare, è di sì, mantenere fede a questo programma, ma di non dimenticare mai ed ascoltare sempre quelle che saranno le esigenze dei cittadini che potranno emergere quotidianamente, come già sta avvenendo in questi giorni, su tante piccole cose che magari i programmi non si mettono appunto perché sono piccole, ma che sono importantissime. Quindi l'invito che faccio io al sindaco è di non commettere l'errore commesso gli altri anni andati all'amministrazione. Quindi noi faremo in modo di farti pressione perché tu mantenga sempre la tua vocazione di ascoltare tutti. Vorrei fare solo un piccolo chiarimento riguardo al discorso della pubblicazione degli atti in internet, se mi è possibile. Non è un pubblicare come viene fatto attualmente appunto la delibera, quello che è, ma sarebbe l'idea di avere un vero e proprio archivio consultabile anche a ritroso, e questo è uno strumento di cui parlavamo qualche giorno fa con voi, che stanno lavorando per renderlo fruibile a tutti gli enti della Valle Camonica che fanno capo a voi. Quindi sarebbe proprio uno strumento dove chiunque può andare a ritroso e scaricarsi una delibera, un atto, quello che è. Stanno valutando loro le modalità legali e tecniche con cui può venire questo, è uno strumento che verrà esteso a tutte le amministrazioni comunali che fanno capo a voi. È semplicemente questo, un estendere lo strumento. Che poi non è semplicemente la pubblicazione dell'atto pretorio. Esatto. Ma uno schifo vero e proprio di tutto l'operato dell'amministrazione attraverso gli atti che queste vanno. Esatto, il problema è solo di carattere burocratico che sta spiegando gestendo. E appena avranno sistemato tutto sarà uno strumento usufruibile da tutti gli enti e vedremo di attivare anche sul nostro sito del comune
questo servizio il prima possibile, appena sarà disponibile. Come l'istituzione della Anagrafe Pubblica dei beni e degli eretti non è quello che rappresenta nello Statuto ante 2000 che sarai, l'avevo aggiunto io, ma in che senso vedo? L'avevo aggiunto io quello che lo Statuto che aveva fatto. Sì, sì. Lo Statuto prevedeva. Sì? Chi l'ha scritto lo Statuto? L'ho scritto io lo Statuto. L'ha scritto la maggioranza, però non stavi in maggioranza, o mi pare. Io stavo in un'opposizione, sì. Ho tutto le ambiente, dappertutto le ho fatto. Questa, quella lì sì, quella lì sì. Però finita quella lì poi è tutto. Quella lì sì, ma era semplicemente maggioranza del torto, era semplicemente ma tu la maggioranza del torto o è parte di intervento? Sì, no, si dice delle cose, si sa si fa. Sto ricordando quello che è successo. Io ricordo che è successo. Riusciamo a ricondurre la ma è che già ricondotto, non è che. E l'anagrafe pubblica dei beni degli eletti non è il deposito del modello unico, si chiama, all'inizio dei 5 anni e alla fine, ma qualcosa di più completo e soprattutto è consultabile dall'esterno da parte di chiunque, cosa che prima non era. Quindi questo era per precisare il discorso. E poi ma perché era una domanda, nel 2000 non c'era, non si era molto di presente, ma perché era tolto perché guardi la pubblicazione all'anno degli eventi dei annuali, tutti così, è tolto poi, non so, la modificazione è stata nel 2000. Non c'era nessuna osservazione da parte vostra su questo. Poi il discorso delle vecchie strade comunali, come dicevi, extra comunali, ma se sono all'interno del comune, del territorio del comune, sono quelle che ci interessano. Noi abbiamo visto che ora, adesso, queste strade sono per buona parte abbandonate, cancellate, inghiottite da sterpaglie, l'abbiamo anche documentato in maniera fotografica. Allora, questo non basta aprirle e poi abbandonarle lì. La gestione del territorio è qualcosa che va fatto giorno per giorno, sempre, non soltanto per un discorso di esposizione mediatica, ma va mantenuto e tutto il resto. Questa gestione invece è stata abbandonata, a nostro avviso. Noi avevamo ripreso tutto il discorso delle strade comunali con gli amici della montagna, con le convenzioni per privati e tutto il resto, e avevamo fatto diversi interventi anche sulle strade extraurbane, la strada dei Monti per dire, e questa roba qua poi non ha avuto poi il seguito nei 5 anni che aveva amministrato voi. Ma non andiamo lontani se continuiamo a rimbeccarci su queste cose qua. Il programma noi l'abbiamo scritto e di questo siamo convinti, lo porteremo avanti, lo faremo. Ovviamente quando nel programma io leggo studiare forme alternative di turismo integrate nell'ambiente caratteristico della montagna, immagino che quello che pensa il sindaco o la maggioranza sia un pelino diverso da quello che pensava la vecchia amministrazione, visto gli atti che poi ha portato avanti. Però noi siamo, immagino, per quanto riguarda, sicuramente pronti ad ascoltare chiunque, se ci sono proposte costruttive.